Ciao, in questo video innevato sono qui a rispondere alla domanda come scrivere e pubblicare un libro che possa essere venduto. È chiaro che da qui si apre uno scenario incredibilmente ampio, uno scenario in cui subentra essenzialmente quella che è la tipologia specifica del libro che andiamo a proporre al mercato. Infatti, nel momento in cui noi andiamo a scrivere e pubblicare un libro, andiamo a creare un prodotto che è il più sfaccettato e soggettivo che esista all'interno del mercato. Il libro, pensiamoci un attimo, un libro sulla coltivazione delle fragole o un romanzo sentimentale oppure qualsiasi altro tipo di libro, sono dei prodotti completamente diversi gli uni dagli altri e che hanno una proposizione, hanno un posizionamento, hanno una differenziazione completamente distante rispetto a qualsiasi altro prodotto o a qualsiasi altro libro. Quindi questo è il punto iniziale. Dobbiamo capire essenzialmente il tipo di prodotto, o meglio, il tipo di libro che andiamo a promuovere. Quindi se vogliamo vendere decine di migliaia di copie, non abbiamo alternativa. Dobbiamo vedere quelli che sono i libri che vendono decine di migliaia di copie. Quindi andiamo a vedere le classifiche dei libri e in particolar modo sono dei romanzi, in particolar modo sono i libri di ricetta, in particolar modo nei romanzi ci sono quelli sentimentali, ci sono i thriller, ci sono poi i manuali, le guide a seguire. E quindi in base a quello che è la connotazione delle categorie sappiamo quelle che potrebbe essere potenzialmente le potenzialità, ecco, di vendita. Detto questo, l'obiettivo che si prefigge invece gran parte degli autori che ci contattano per Bookness è quello di vendere un libro per avere più autorevolezza, visibilità e vendite, e in particolar modo per ottimizzare il sistema di marketing aziendale creando un sistema di acquisizione clienti micidiale che vada a battere i costi del marketing al contorno che invece viene fatto con i metodi tradizionali, quindi con i post su Facebook, post su YouTube, il marketing fatto a livello di cartellonistica, il marketing fatto con delle brochure, con delle riviste e così via dicendo. Invece il libro è nettamente più potente di tutte queste tipologie di marketing per diversi motivi, non sto qua a ripeterli. Nel mio sito Bookness potete trovare veramente centinaia di casi studi e di spiegazioni di quelli che sono i motivi. Ma detto questo, un libro che vende deve essere un libro in questo ambito che risolve un bisogno ben specifico. Significa che il libro deve rispondere a una domanda che il mercato fa in maniera precisa e continuativa nel tempo, ok? Come ad esempio, abbiamo pubblicato dei libri che hanno venduto molto bene nel loro settore, ma soprattutto quel molto bene non è che significa che hanno venduto milioni di copie. Quel molto bene significa che questi libri hanno consentito di avere una valanga, a proposito è un nome qua ben adeguato, vedete qua indietro a me la neve, una valanga di nuovi clienti, una valanga di conversioni ottimizzate, migliorate rispetto alla situazione standard. E allora in questo caso il libro veramente va a risolvere un bisogno specifico. Quindi prima di porsi la domanda, ok, ma come deve essere un libro affinché venda? Quel sito principale è questo. A chi mi rivolgo? Quale problema specifico sto risolvendo se scrivo un libro non fiction? Oppure se scrivo un libro fiction, la domanda è: ma questo libro fiction appartiene alle categorie più vendute dei libri? Ok? Con bookness.it, se scrivi un libro non fiction, in particolar modo se scrivi un libro per promuovere la tua azienda o la tua attività, noi andiamo a farti un'analisi di mercato in maniera tale che sappiamo esattamente dove andiamo a parare, quali sono le potenzialità. Ma ripeto, nel momento in cui tu, ad esempio con Bookness, sei un imprenditore o un autore e vendi 100 copie e queste 100 copie ti portano 7 nuovi clienti altospendenti, è chiaro che a te non è che interessa venderne migliaia di copie. Quelle 100 copie magari ti hanno generato quei fatturati che altrimenti non avresti avuto con qualsiasi altro strumento di marketing. Quindi fai grande attenzione a quello che è il contesto in cui operi. Non possiamo fare considerazioni generalistiche nelle vendite dei libri, perché il libro è il prodotto che si rivolge a ogni tipo di mercato. Dobbiamo assolutamente capire a cosa ci serve il libro, qual è l'obiettivo, e da lì fare delle previsioni di vendita in funzione di quelli che sono i nostri obiettivi, perché gli obiettivi sono, come detto all'inizio, differenziati. Vogliamo vendere
solo i libri per avere delle rendite passive, oppure vogliamo vendere i libri per avere degli incassi che provengono dalla vendita di prodotti e servizi che noi abbiamo a disposizione dopo il libro? Su bookness.it puoi trovare tutto il supporto per fare questa analisi e per creare lo strumento migliore per veicolare la tua attività, il tuo brand, il tuo posizionamento, oppure se vuoi e hai scritto un'opera fiction, possiamo anche aiutarti in tal senso. L'abbiamo fatto centinaia di volte con autori di ogni tipo, lo possiamo fare anche qui con te. Ti aspetto su bookness.it. Ciao e grazie.